inglese, sugli perché 5 diciamo Stelle? questo sì, Due cose anche che secondo me il voto Di Maio, ricordiamolo, si è dimesso qualche giorno prima del certo. voto, e però o è arrivato troppo tardi, non è servito a niente, il anzi. Voto dell'Emilia Romagna sarà uno spartiacque per tanti motivi. Sul piano dei 5 Stelle ci sono due dati che sono impressionanti. Analisi dei flussi, un elettore su due sceglie Bonaccini, subito. Certo. Il che vuol dire che è finito lo schema tripolare che ha governato l'Italia dalle politiche del 2018 oggi e si ritorna allo schema caro vecchio bipolare. Giusto, sbagliato, è accaduto. Il secondo dato è ancora più interessante, è una cosa che stupisce chi guarda i dati elettorali. Di quelli che hanno votato, confermato il voto dei 5 Stelle, 4,4%, 1,6%, cioè quasi uno su due di quelli, dà un voto disgiunto per Bonaccini. È un'altra cosa incredibile, perché di solito era 1-2% su una grande coalizione. Lì uno su due dice: io voto le 5 Stelle ma voglio stare con il centrosinistra, voglio che Salvini perda. Quindi in questo, da questo punto di vista è finito il sogno né di qua né di là. È finito, cioè, dice Mariano, non vuole più dare le 5 Stelle. No, sono quelli che hanno votato. Tra quelli che hanno votato, hanno votato il voto disgiunto. Quindi vuol dire che i 5 Stelle oggi non possono più stare in mezzo al guado. Cioè o fanno una scelta di campo, o con la destra, o con la sinistra, ma al centro rischiano di essere spolpati. E questo ha avuto un effetto ora, in queste ore, sulla Liguria, dove c'è un candidato separato ed è emersa una candidatura, quella di Ferruccio Sanza, che dovrebbe unire i 5 Stelle.